Presidente Chiodi, questo percorso di risanamento che ha portato a questo risultato storico può essere, ad esempio, l'Abruzzo può essere un modello nazionale e anche internazionale? L'Abruzzo è un modello a questo punto, perché se è stato possibile far sì che la regione più indebitata d'Italia e la regione più tassata d'Italia si ritrovi dopo 4 anni con un debito pro capite, pubblico pro capite ridotto del 25% e con la capacità di ridurre le tasse, vuol dire che questa è una cosa che può essere fatta. Noi come abbiamo fatto? Abbiamo ovviamente contenuto la spesa pubblica, abbiamo gestito in modo oculato le risorse dei cittadini, abbiamo chiuso carrozzoni, abbiamo rotto le indennità, abbiamo rotto le auto blu, ma abbiamo fatto anche interventi strutturali molto importanti che hanno consentito dei risparmi. Siamo stati attenti sulla dinamica del crescere del personale, abbiamo ridotto il numero del personale, il numero dei dirigenti, insomma abbiamo fatto delle cose che può replicare lo Stato nazionale. Quindi questo è, sotto due punti di vista possono essere valutati. Da un lato può essere la fierezza degli abruzzesi di aver potuto dimostrare a Monti che la spending review è una cosa che sappiamo fare, la facciamo bene e riduciamo anche le tasse. E il secondo aspetto è che comunque è anche una speranza, perché se l'Abruzzo ce l'ha fatto, se il governo nazionale vede un po', insomma, quello che abbiamo fatto noi, può darsi pure che si salva anche il governo nazionale, perché se non si salva il paese travolgerà anche i risultati positivi che ha raggiunto l'Abruzzo. Un obiettivo che lei ha detto è stato raggiunto nonostante, insomma, la crisi economica internazionale e il dramma del terremoto nella provincia dell'Aquila. Noi il 16 dicembre del 2008 io feci l'intervista, il giorno dopo la mia elezione ancora non ero Presidente della Regione, e dissi quello che sarebbe accaduto, quello che avremmo fatto e quei risultati, i benefici quando sarebbero arrivati. Ho sbagliato di un anno, dissi all'epoca nel 2011, invece arrivano nel 2012, perché non sapevamo che avremmo incontrato un terremoto devastante, la crisi più grave da un punto di vista economico che c'è stata negli ultimi 70 anni e i tagli del governo nazionale che nei confronti del sistema delle regioni e anche della regione Abruzzo sono stati più di 1 miliardo di euro l'anno, e quindi una cosa incredibile, nessuno poteva immaginare questo scenario, ma ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo impegnati di più e le tasse le abbiamo ridotte, le riduceremo lo stesso.